Via. Adesso facciamo due cappuccini, ovviamente iniziando dal caffè. Partiamo col fare due buoni caffè Ron Caffè. Caffè intesi come caffè espresso. Espresso è il sistema di estrazione. Adesso, presa la quantità di caffè giusto, cerchiamo di distribuirlo in tutto il filtro e lo andiamo a pressare, quindi a livellare, poi a pressare, a compattare, perché dopo andremo ad estrarlo con acqua a 9 bar di pressione. Puliamo sopra al filtro, puliamo le alette, i beccucci, facciamo uscire l'acqua, il famoso purge, togliendo i residui, agganciamo, premiamo e tasse sotto. Nel frattempo montiamo il latte, lattiera pulita, lattiera fredda, il latte va versato circa la metà della capacità della lattiera, questa è la capacità da mezzo litro, anzi mettiamolo un pochino di più perché le tazze sono capienti, quindi diamo un po' di più di prodotto ai nostri clienti. Facciamo uscire i residui dell'acqua che si sono, della condensa che si è creata dentro la lancia a vapore e via. Partiamo la prima fase prendendo aria, mettendo aria nel latte, cioè le proteine prendono aria, adesso stiamo microbollizzando, cioè prima abbiamo fatto la schiuma, adesso facciamo la crema, circa 65 gradi, stop, pulisco, tolgo i residui del latte, lascio un attimo riposare il latte, rompo la crema del caffè, anche se la crema di questo caffè ad alto contenuto d'arabica è molto elastica, mix, separo, poi vedremo perché, prendo la tazza e vado con il primo disegno latte art. Adesso vediamo cosa portano le mani, vorrei fare un tulip. Opla, come primo cappuccino. Recuperiamo la crema che abbiamo lasciato prima e andiamo col secondo cappuccino. Si separa proprio per avere la stessa quantità di crema in entrambi i cappuccini. Facciamo un semplice cuore. Opla, semplice cuore. Ecco qua. L'importanza del cappuccino è l'elasticità, la crema e il contrasto per il disegno. Quindi enjoy. Enjoy in inglese vuol dire godetevi questo cappuccino.